Se stiamo qui naturalmente perché l'esonero di un allenatore non è solamente un fallimento esclusivo dell'allenatore, ma è un fallimento da parte di tutti quanti noi. Io in primis come direttore generale e successivamente per tutta quanta la società. Quindi prendiamo atto degli errori che abbiamo commesso in questi mesi e cerchiamo naturalmente il meglio per poter superare questa situazione e per naturalmente uscirne più forti di prima. Ci sono molte cose che non hanno funzionato e secondo me non si sono aperte tutte le chiavi all'interno dello spogliatoio che dovevano essere aperte. Si è perso troppo tempo a pensare a chiacchiere stesso noi all'interno per quanto riguarda un po' l'ambiente che si era creato già dalla partita di Coppa Italia. Ci siamo un po' distratti dal conseguire l'obiettivo primario di tutti che è quello dell'Avellino naturalmente. Il nome di Novellino è stato fatto proprio per l'esperienza che lui ha, per le capacità tecniche che lui ha e è stata fatta una scelta veramente, veramente molto rapida. Dopo la partita ci siamo sentiti in 10 minuti, abbiamo raggiunto l'accordo e oggi è qui. State fatte varie valutazioni, ripeto, il discorso del triennale non ha mai influito in queste scelte, ma si vedeva l'applicazione, la modalità di lavoro che impiegava Toscano, a cui naturalmente mi sono dimenticato all'inizio di ringraziare comunque a lui e a tutto il suo staff per il lavoro e l'impegno che ha messo in questi mesi. Certamente non era semplice lavorare in un clima tra virgolette ostile, perché comunque dall'inizio che ci sono stati, ripeto, la partita di Coppa Italia, i primi attacchi alla società, quindi era inevitabile che ne risentiva in automatico anche sia lo staff tecnico ma anche la squadra. Questo non deve essere assolutamente un alibi né per lui né per noi né per la squadra, ma certamente non era semplice lavorare in questo ambiente. La contestazione dei tifosi, sono assolutamente liberi di poter fare le loro scelte, visto che è un loro diritto, pagano il biglietto, quindi a prescindere che si sia ultras o non ultras, fare le contestazioni è un diritto di chi paga il biglietto. L'unico appunto è stato quello soltanto del fatto dello striscione messo sotto casa, ma ripeto, ormai è acqua passata. Io penso che dobbiamo assolutamente guardare avanti, mettere una pietra sopra, ricompattare l'ambiente, perché la Serie B è un patrimonio non solo della società o di voi giornalisti, ma un patrimonio dell'intera città, e quindi dobbiamo guardare al bene di tutti, al bene dell'Avellino, e cercare di superare assolutamente questo periodo. Non conterà più il nome dietro la maglia, non conteranno anni di contratto o meno. Adesso ognuno di noi deve assumersi la propria responsabilità, noi per primi, l'allenatore naturalmente che verrà in secondi, ma anche i calciatori adesso dovranno iniziarsi ad assumere qualche responsabilità e a gennaio fare naturalmente le valutazioni del caso.